Ho sempre amato la natura, amo i boschi, amo fare escursioni, andare in campeggio e pescare. E in questa occasione sono stato in riva a un lago per 15 minuti, quando all'improvviso fui sopraffatto da una travolgente sensazione di terrore. Ho acceso la lampada frontale per girarmi e iniziare a risalire la riva del fiume. E proprio dietro un grande sicomoro, vidi quello che sembrava un animale molto grande, inginocchiato accanto a lui. Quando lo guardai fisso, rimasi completamente bloccato. Sapevo che stavo sicuramente vedendo qualcosa lì, ma la mia mente non riusciva a elaborarlo. Ciò che stavo guardando non aveva alcun senso. Continuavo a ripetermi: gli animali non dovrebbero avere quell'aspetto. Proprio mentre sto pensando questo, è come se questa cosa mi leggesse nella mente. Si alzò e si rese perfettamente visibile. Sai, quei mostri che i tuoi genitori ti dicevano che non esistevano e che non potevano farti del male? Avevo già sentito parlare del Dogman in passato, ma non l'avevo mai preso sul serio. Queste cose sono delle macchine per uccidere perfettamente adattate. A giudicare dall'aspetto delle braccia e delle gambe, sembrava che fosse perfettamente adattato a camminare sia a quattro zampe che su due. Questa esperienza ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di me. E le persone devono essere rese consapevoli di queste cose. Sono reali e pericolosi.